la Treccani è davvero molto orgogliosa di aver organizzato questo incontro, il cui titolo è Sul fondo della coscienza, il dialogo religioso e i conflitti contemporanei. Vorremmo appunto iniziare una riflessione e portarla avanti. Sapete che anche la vostra presenza, di tanti di voi che frequentano una scuola, è dovuta dal fatto che abbiamo iniziato una nuova impresa Treccani, che è aver aperto una piattaforma che si chiama Treccani Scuola, che vorremmo appunto frequentaste il più possibile sul sito, su un mondo digitale, nella quale vorremmo affrontare una serie di approfondimenti. E uno di questi vorrebbe essere proprio cercare di riflettere sul ruolo che la cultura può avere oggi nel superare alcuni conflitti, nel creare appunto un dialogo, nell'insegnare ad ascoltare quelle che sono le culture diverse dalla nostra. Questa occasione nasce da un invito, secondo me molto importante, che ha fatto un giornale italiano, che è il Corriere della Sera, il 23 agosto, accogliendo quella che è stata appunto un'iniziativa di Giorgio Pressburger e di Mario Caputo. Mario Caputo è l'autore di questo film, Il profumo del tempo delle favole, e invece Pressburger ha scritto un libro molto importante che dovreste leggere, secondo me, che si intitola Sulla fede, ed è apparso per Einaudi nel 2004. Ci auguriamo tutti che venga presto ripubblicato. Pressburger a un certo punto dice che siamo condannati ad avere fede se vogliamo vivere, e in questo modo riassume quella che è stata anche la sua esperienza, un'esperienza intellettuale, un'esperienza di vita sconvolta dalla guerra, dalla deportazione, ma sempre con la convinzione appunto che la cultura, la fede siano importanti per l'uomo, per contrastare il male e la sofferenza. Ci è sembrato necessario dare il nostro contributo come Treccani, perché siamo convinti che nella missione di questo luogo, di questo istituto, c'è sempre stata una grande attenzione al pensiero e al confronto con le culture altre. Ho riletto la voce Fede, che è stata scritta nell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti nel 1932. L'ho fatto ieri col timore appunto di, insomma, non erano anni facili per il nostro paese e in genere per quella appunto che era la storia del confronto tra gli uomini, di momenti davvero difficili. E la voce era stata affidata a un teologo fermamente antifascista, si chiamava Mariano Cordovani, ed è una voce importante, una voce in cui appunto si capisce come sia proprio la fede il miglior modo per creare legami tra gli uomini, tra le società, tra quelle appunto che sono le storie, le esperienze e le culture. Ecco, già allora la Treccani dimostrava questa capacità di aprirsi, di essere un luogo che vuole appunto cercare di creare un dialogo. Io devo ringraziare moltissimo gli studiosi, le personalità, personalmente Antonio Polito, che dimostra sempre una grande sensibilità verso questi temi, altri amici giornalisti che sono presenti, e davvero il direttore del Corriere, che ha voluto fortemente questo inizio di dibattito che Treccani ha saputo accogliere. Ringrazio soprattutto tutti voi studenti, i vostri professori, le vostre professoresse, grazie anche perché alcuni di voi hanno fatto una levataccia per essere qui. Questo vuole essere un luogo sempre aperto a tutti, vogliamo aprire finestre sul mondo e dire davvero che vorremmo in qualche modo che fosse anche un po' il vostro mondo. E quindi grazie e buon lavoro. Grazie. Allora, proviamo a fare questa conversazione a più voci, e partendo un attimo dalla ragione per cui il Corriere è così attento a queste cose, e immagino anche la ragione per cui voi abbiate invitato tanti giovani studenti a questo nostro dibattito, cioè noi oggi vediamo nella cronaca del mondo, in quello che leggiamo, vediamo davanti a noi la parola fede usata in modi molto diversi tra di loro, un valore che è connesso all'amore, all'affratellamento, usato anche per dividere
per uccidere, per giustificare la violenza, e quindi credo che anche tutte le, diciamo, i problemi sociali che il nostro paese sta affrontando in questi anni, non ultimo il tema dell'accoglienza dei diversi, diciamo, di persone diverse da noi in quanto a cultura e fede, abbia proprio bisogno di un dialogo del genere, cioè di una comprensione innanzitutto da parte di tutti noi e di un dialogo con fedi diverse dalla nostra. Il libro prima e poi il film di Giorgio Pressburger è un formidabile stimolo, aiuto a questo ragionamento, a questa riflessione, ed è per questo che abbiamo proposto e l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana così efficacemente e rapidamente ha accolto la proposta di una discussione. Io la farei partire proprio da Giorgio Pressburger, il quale nel suo monologo, diciamo, che anima il film, voglio ricordare tra l'altro che in sala c'è anche l'autore, diciamo, il regista del film, che è Mauro Caputo, e il film si intitola per l'appunto Il profumo del tempo delle favole, è andato a Venezia e lo ringrazio di essere qui. Lei, diciamo, dice alcune cose sorprendenti sulla fede, una delle quali è, diciamo, che questa frase la prendo dal film, lei dice: quella con Dio è una relazione che ha accompagnato tutta la mia vita. Come dice Simone Weil, si può amare anche qualcuno che non esiste, io penso che non esista, eppure la disperazione della fede è necessaria al nostro essere uomini. Ecco, in più lei all'inizio del film fa questo, diciamo, quest'altra affermazione per me molto forte e stimolante, che la fede innanzitutto nasce dal terrore. Ci parla un attimo della sua idea della fede e del perché ha ritenuto che questo ragionamento fosse giusto metterlo in pubblico, questo suo ragionamento anche intimo, questa riflessione. Ma è complicato rispondere. Prima però vorrei fare un breve saluto ai ragazzi che sono qua, ai quali ho destinato questo libro, a dir la verità. E io spero che tra qualche anno anche voi lo leggiate, ma è solo così una annotazione fuggevole. Perché ne ho parlato in pubblico? Perché tra l'altro il presupposto di questo libricino, se un giorno lo incontrate vedrete che è piccolo, che si chiama Sulla fede, si sente male? Ah, più lontano il microfono. Ecco, il presupposto è che parlare di quelle cose è molto difficile e non è neanche tanto bello, perché quando se ne parla troppo spesso, questo è il punto di partenza del libro, e con leggerezza, è come disprezzare la fede. E quando ho visto anni fa al Teatro Argentina di Roma, quindi a due passi da qui, uno spettacolo tratto da un famoso libro, romanzo, I fratelli Karamazov, di Dostoevskij, gli ho rimproverato a quest'autore morto più di 100 anni fa di averne parlato così, dando per certe alcune cose, e parlando della fede come se fosse veramente e soltanto un grande godimento, serenità, eccetera. Non è così. Secondo me non è così. Ed è per questo che, uscendo dal teatro e dirigendomi verso il posto dove allora stavo a Roma, in via Cavour, ho pensato: ma perché alcune persone fanno così, anche famose, anche intelligenti, anche profonde, come Dostoevskij, un grande scrittore russo, è grande veramente. Perché questa leggerezza? È possibile parlare così
in pubblico come se niente fosse, dare per scontate tante cose. E mi sono convinto di no, perché io ho quella discussione dentro di me. L'ho condotta, l'ho portata avanti tutta la mia vita, da bambino, fin da bambino io ho cominciato una specie di dialogo con qualche cosa o qualcuno che è anche difficile dire chi sia e non è neanche giusto dare un nome che già è una diminuzione. Infatti gli ebrei non danno il nome a questa entità che altre religioni chiamano Dio semplicemente. Beh, fin da bambino io sento questo dialogo dentro di me, non so con chi, non so con dove, non so nulla, ma lo sento. E sono giunto alla conclusione che non è giusto scialacquare così queste considerazioni, perché ognuno di noi, questo lo dico ai ragazzi, ognuno di noi non è un vero essere umano se non prende la responsabilità su di sé, non di un uomo, ma anche di un uomo, e attraverso quest'uomo di tutta l'umanità. Appena appare un volto, così come dice un grande filosofo ebreo francese, Levinas, appare un volto sull'orizzonte della nostra coscienza, di quel volto noi siamo responsabili, senza sapere nulla, chi è e chi non è, anche perché è difficile saperlo. Ma ne siamo responsabili e dobbiamo assumerci questa responsabilità. E invece cosa fa il mondo? Da quando esistono le religioni, si divide in fazioni che si odiano tra loro, si massacrano, si uccidono bambini, si buttano nel fuoco, come è successo con gli antichi dei babilonesi, e così via. Ma perché? Noi siamo responsabili della sopravvivenza di ciascun essere umano, e non solo umano, anche animali. Ma perché ci comportiamo così? E sulla spinta di queste considerazioni che ho fatto dentro di me camminando dal Teatro Argentina fino a Via Cavour, ho poi scritto questo libricino. Perché sento che questo non può essere che il punto centrale dell'esistenza di ognuno di noi. Ognuno di noi deve assumersi questa responsabilità di riflettere e di essere in qualche modo solidale con tutti gli uomini. E se non facciamo così, non siamo veri uomini. Non so neanche che cosa siamo, ma non veri uomini. Un giorno sentirete cosa vuol dire questo. Lo so che è difficile capire così, da un momento all'altro, quello che sto dicendo. È difficile sentirlo. Ma se voi fate mente a quello che tanti uomini, esseri umani, sulla terra hanno dovuto sopportare perché i loro simili non prendevano cura di loro, ma anzi li consideravano come oggetti da calpestare, come esistenze da estinguere, eccetera. Se voi un giorno vi imbatterete in qualche cosa di questo genere, vedrete che cosa vuol dire. Ma non ve lo auguro. Io vi auguro che questa responsabilità per gli altri la sentiate senza massacri nelle vicinanze o nelle lontananze, ma da voi,
per amore dell'essere umano, di quello che c'è, della venuta al mondo di questo essere che si chiama uomo. Vi dico solo questo per chiudere il discorso. Adesso sto scrivendo, io sono uno scrittore tra le altre cose, anche regista, anche tante, ho fatto tante cose nella mia vita. Non sono italiano, sono nato in Ungheria e sono fuggito dall'Ungheria proprio per motivi di odio, adesso non vi dico di quale genere. Comunque sono venuto in Italia fuggendo avventurosamente di notte dall'Ungheria, che è un paese qui vicino, e sono stato accolto in questo magnifico paese dagli italiani, con praticamente tutti quelli italiani che ho incontrato, con benevolenza, senso fraterno, amichevole, eccetera. E di questo non posso che essere profondamente grato agli italiani. Gli italiani non sono razzisti, non odiano gli altri popoli, non odiano gli africani e i sudamericani, nessuno. Però ho l'impressione che ci sia qualcuno che invece voglia insegnare a questo popolo di odiare. Non c'è bisogno di questo. Comunque, se dopo parliamo un po', vi chiarirò un po' meglio, se volete, questi pensieri. E quello che avete sentito poco fa citare da Simone Weil, che era una professoressa giovane francese, morta molto molto giovane, filosofa, scrittrice, grande personaggio negli anni 30 in Europa, quello che lei ha detto: si può amare anche quello che non esiste. Quella è una grande affermazione. E questa Simone Weil ha insegnato tanto agli esseri umani. Non molti la conoscono, ma è molto conosciuta in Francia, Italia, in Inghilterra, eccetera. Un giorno andate prima a vedere in internet chi era e poi un giorno leggete qualche suo scritto, ho scritto tanto, e vedrete che pensieri in nome della fede si possono concepire. Per ora adesso finisco qui. Grazie. Allora, Presburger non l'ha detto, ma era una persecuzione connessa con la fede, perché era una persecuzione del popolo ebraico, diciamo, che non solo in Ungheria, ma in tutta Europa si è consumata in quegli anni. Quando sono scappato non era veramente in nome della fede, ma in nome dello status sociale. Cioè, guardate, quando sono scappato in Ungheria ci fu una rivolta, 1956, 60 anni fa, in ottobre. Una rivolta contro la presenza in Ungheria dell'armata rossa, cioè dell'armata sovietica e della burocrazia sovietica che aveva occupato quel paese. E io ero di una famiglia molto povera, ma mio padre non era neanche né un operaio né un contadino povero. E ha fatto tanti mestieri, autore di parole crociate, calciatore, eccetera. E quando uno si voleva iscrivere all'università doveva sostenere un esame di ammissione, che io ho sostenuto, sono stato trovato idoneo, ma non mi hanno ammesso all'università perché ero borghese, cioè figlio di borghesi e non di operai poveri, eccetera. C'era il comunismo allora, no? E nel 56 ci fu una rivolta in Ungheria e i carri armati sovietici occuparono tutta la città dove io sono nato, Budapest,
avevo paura sinceramente che avrebbero fatto delle gravi ulteriori ritorsioni contro gli studenti che avevano incominciato questa rivolta. E quindi appena per 2 o 3 giorni i confini si erano un po' rallentati, perché allora il mondo era diviso in due, ma in un modo rigorosissimo: mondo occidentale capitalista, mondo orientale comunista. Nessuno dei due poteva minimamente frequentare l'altra parte, nessun passaporto veniva concesso né per uscire né per entrare in altri paesi. Insomma, divisione totale del mondo, ingiusta, assurda. E allora per 2 o 3 giorni non erano certe le sorti di questa rivolta che gli ungheresi hanno fatto contro questo ordinamento, i confini si erano aperti e io mi sono infilato in questa apertura e sono scappato avventurosamente, sono stato anche arrestato al confine, minacciato di essere ammazzato, poi non mi hanno ammazzato come vedete e sono venuto così in Italia e sapevo già l'italiano dalla scuola, dal liceo. Ed è così che sono scappato. Però 10 anni prima ero stato perseguitato duramente per motivi razziali, come ebreo. E sono venuti quella volta i tedeschi, ogni tanto venivano a rastrellarci, avevamo un segno distintivo, una stella gialla sulla giacca, e ci potevano prendere per strada oppure venire a rastrellarci in casa nostra e portare in Germania per essere ammazzati con il gas. Io 3 volte sono stato preso da questi nazisti, si chiamavano, e per puro caso, in parte anche spiegabile, tutte e 3 le volte ero già vicino a essere messo sui vagoni e portato in Germania ad Auschwitz, l'abbiamo scampata. E quindi per casi fortuiti sono qua. Grazie a Giorgio Pressburger. Dunque, noi abbiamo per discutere oggi con noi su questo tema il rabbino Riccardo Di Segni, che è il rabbino capo di Roma. Abbiamo il professor Daniele Menozzi, storico delle religioni e ordinario presso la Normale di Pisa, Abdellah Redouane, segretario generale del Centro Islamico Culturale Italiano, a fianco a lui Davide Scotto, ricercatore presso il Centro per la Teologia Islamica dell'Università di Tubinga, Lucetta Scarafia, professore di storia contemporanea alla Sapienza, Giovanni Maria Vian, storico e giornalista e direttore dell'Osservatorio Romano, e aspettiamo, dovrebbe arrivare tra un po', l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, segretario delegato del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Allora, io vorrei cominciare dal rabbino Di Segni, perché anche, diciamo così, per questo ricordo così vivido e drammatico della persecuzione che ha subito un popolo, diciamo, legato da una fede. Quindi lì il rapporto tra fede e etnia è una cosa molto, molto forte. La domanda che secondo me è giusto porsi, noi diciamo sempre costantemente anche ai giovani che la fede affratella, che la fede unisce tutti noi, che la fede è un tratto caratteristico comune dell'essere umano. Come è possibile poi che la fede, spesso in un Dio che ha molte, come posso dire, somiglianze tra una religione e l'altra, se non è addirittura lo stesso Dio, possa essere usata per dividere e per odiare chi crede diversamente da noi? Allora, grazie per l'invito a partecipare a questo incontro. E dopo aver ascoltato la voce di un testimone così autorevole, c'è un timore
reverenziale in quello che si possa dire, che rischia di essere, rispetto alla testimonianza della storia, rischia di essere banale. E la fede, l'appartenenza a una religione, è una realtà complessa. Oggi si sbandiera il tema del fede e pace, religioni per la pace. Le religioni devono costruire la pace. Oggi credo sia il 30° anniversario dell'incontro promosso da Giovanni Paolo II ad Assisi, che fu un evento molto simbolico in cui radunò rappresentanti di tutte le religioni del mondo intorno a un messaggio di pace. La pace delle religioni e la pace della fede non si identifica con questo messaggio. C'è tanta retorica, tanta storia deformata, le cose non sono quasi mai andate in questo senso. Le religioni offrono una via di rapporto con il sacro, una sistematizzazione, un'organizzazione, un indirizzo alla fede, a un rapporto con qualche cosa che per le grandi religioni monoteiste è invisibile e per altre è addirittura qualcosa di materiale. Le religioni offrono la pace dell'anima al credente. Le religioni non necessariamente offrono la pace, anzi, le religioni sono stato strumento di guerra. Al loro interno, tra diverse modalità di concepire la religione, e al loro esterno tra religioni differenti. Questo non vuol dire che le religioni sono colpevoli, perché dagli esempi che abbiamo ascoltato da Pressburger, l'intero secolo scorso è stato il secolo in cui sono stati le ideologie, i nazionalismi, i grandi pensieri politici a tenere banco nella storia e a fare tutti gli scempi possibili e immaginabili. E non c'era bisogno delle religioni per commettere le peggiori atrocità. Quello che invece è allarmante è che dopo il secolo dei nazionalismi e degli ismi vari e dopo tanti anni di storia precedente di conflitti, delle guerre di religione che hanno devastato l'Europa, questo millennio e questo secolo si è aperto con un evento simbolico, l'attentato alle Torri Gemelle, in cui c'è stato un'affermazione molto forte di una visione particolare religiosa che diventa lo strumento per portare guerra e distruzione. Il rischio oggi è che le religioni tornano ad essere triste protagoniste di una storia che noi vorremmo vedere sopita e cancellata. E di qui quindi una serie di messaggi e di richiami. Perché quando all'inizio dell'intervento di Pressburger, ognuna delle cose che ha detto in realtà è riconducibile a una citazione. Potrebbe essere annotato, perché questo l'ha detto quel determinato brano della Bibbia, questo l'ha detto quell'altro paese e così via. Cioè, questo discorso di profondissimo umanesimo, di rispetto dell'altro, di riconoscere una responsabilità nei confronti dell'altro, è un messaggio che è radicato nelle religioni monoteistiche. È profondamente radicato, comincia da tante storie, dalla storia dell'umanità che discende da una coppia originaria. I nostri maestri si sono chiesti perché la Bibbia ci racconta che l'umanità deriva da un'unica persona e da un'unica coppia, perché nessuno possa dire che mio padre è più importante di tuo padre. Discendiamo tutti dalla stessa
dalla stessa persona. E come la prima coppia è stata cacciata dal giardino dell'Eden, siamo tutti dei profughi, siamo tutti discendenti da persone che sono state cacciate da qualche parte e che cercano il loro posto nel mondo. L'umanità è profuga per definizione. Allora, questi messaggi sono messaggi radicali che fanno parte del patrimonio religioso. Poi ogni religione ovviamente coltiva dentro di sé dei germi di intolleranza. Quello che dobbiamo fare adesso è cercare di darci tutti una mano per usare i potentissimi strumenti, diciamo, di coinvolgimento che fanno parte dell'essenza religiosa per costruire insieme una società migliore, accogliente e rispettosa. È una sfida micidiale alla quale appunto le religioni sono chiamate nel momento in cui rischiano di ridiventare strumento di ostilità. È la sfida dei nostri giorni. E raccontavo prima al giornalista, l'Europa ha conosciuto secoli di grandi conflitti e l'inizio del Rinascimento è stato segnato nel 1492 non soltanto dalla scoperta dell'America, ma dalla fine della riconquista spagnola della penisola iberica. Penisola iberica che era stata conquistata dall'avanzata da sud dell'Islam. Il mondo cristiano, già dai Pirenei, della Spagna, la storia di Carlo Martello, ha ricacciato via la presenza musulmana. E nel 1492 questa guerra è finita. Ma come è finita questa guerra? Con l'integrazione? No, è finita con l'espulsione. Sono stati cacciati dalla Spagna i Mori, cioè i musulmani, e gli ebrei, che là c'erano da 1000 anni. La storia dell'Europa è una storia nella quale il diverso a un certo punto viene cacciato via o massacrato. Così come in Spagna, così come in tanti altri posti, così come nell'Europa nazifascista. Noi oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno epocale di emigrazione e se non riusciamo a gestirlo con gli strumenti saggi e previdenti di un processo integrativo, noi ci troveremo di fronte, tra non molto tempo, a pulsioni di nuove cacciate e di nuovi massacri. E quindi dobbiamo tutti quanti insieme lavorare per gestire questo scenario allarmante, ciascuno prendendosi le sue responsabilità. Grazie Rabbino Di Segni. Io vorrei proseguire su questo tema del rapporto anche, diciamo, storicamente determinatosi tra le religioni. Stiamo parlando di viviamo in un continente plasmato per molti aspetti dal rapporto tra queste tre grandi religioni cosiddette del libro, perché tutte e tre, diciamo, riconoscono un testo sacro dove c'è la parola di Dio. È vero quello che dice il Rabbino Di Segni, sono state spesso nella storia soggetto di violenza, però è vero anche che hanno avuto lunghi periodi di convivenza e comunque, non so, Pressburger racconta che nella sua Trieste ci sono 9 camposanti di 9 religioni diverse, l'Europa è piena di posti così, no? Basti pensare a Sarajevo, insomma, quello che è quella città. Dalla storia del rapporto a queste religioni noi traiamo soltanto, diciamo così, il rischio, la paura, la minaccia di un nuovo conflitto, o ci sono dei semi, dei segni che potremmo coltivare? Sì, grazie, ringrazio anch'io di questo invito ad essere qui insieme a voi, soprattutto essere insieme a dei giovani a quali credo che spetti costruire il futuro, e il nostro tentativo è quello di lanciare qualche messaggio che li aiuti a costruire un futuro migliore.
Io vorrei cercare di collocare il discorso che abbiamo sentito, quello che ha fatto prima l'autore del libro di cui parliamo e della sua splendida traduzione cinematografica, e il discorso che ha fatto il rabbino di Segni, su di un piccolo sfondo storico. Cioè, vorrei ricordare che nella seconda metà del Novecento si è sviluppato, soprattutto nel mondo occidentale, un orientamento che si chiama in maniera sintetica secolarizzazione, o possiamo chiamarla in maniera sintetica secolarizzazione, che prevedeva la tendenziale scomparsa delle fedi. Si diceva si va verso un mondo che sarà senza religione, almeno senza religione negli spazi pubblici. Se la religione sopravviverà, sarà una religione legata alle professioni individuali, alla coscienza, che non avrà incidenza sulla vita collettiva. Questo tipo di orientamento della seconda metà del Novecento è stato poi, verso la fine del secolo scorso, rapidamente smentito dai fenomeni a quali già abbiamo fatto riferimento, i fenomeni del ritorno del religioso, di quella che è stata chiamata da qualche autore la rivincita di Dio. Dio è ritornato prepotentemente sulla scena pubblica, le religioni si sono di nuovo affermate come un fattore di orientamento, di costruzione dei modelli della vita collettiva. Ecco, a me pare che su questo sfondo vada collocato il discorso sulla fede che Pressburger ci ha fatto. È un discorso naturalmente molto complicato, è un discorso anche molto personale, frutto di un'introspezione profonda. Dunque quello che dirò può essere ovviamente smentito dal testimone che è qui presente, che può dire di avere pensato in altro modo, ma vorrei cercare appunto di dire alcune cose su questo discorso sulla fede che Pressburger fa, in relazione allo sfondo che ho cercato molto schematicamente, molto semplicisticamente di delineare. Ed è un discorso, credo, particolarmente interessante, perché proprio mentre il ritorno della fede sullo spazio pubblico era un ritorno caratterizzato dalla violenza, lo abbiamo già ricordato, l'11 settembre è il momento emblematico di questo ritorno del religioso, di questa rivincita di Dio, cioè un Dio che ritorna e che ritorna con i caratteri e con i tratti della violenza. Ecco, su questo Pressburger ci dice: ma se io guardo dentro di me, se io guardo alla mia esperienza, se io colloco la mia esperienza sullo sfondo delle grandi tragedie che hanno caratterizzato il Novecento, che cos'è la fede? La fede è, in realtà, ci propone Pressburger, qualche cosa che è l'inizio di una costruzione che porta a disciplinare, a regolare, a contenere la violenza. A me pare che sia molto interessante questo discorso sulla fede, che nel momento in cui il religioso si propone come un ritorno al fondamentalismo, ad un fondamentalismo che pretende di imporsi con la violenza, guardare nell'intimità e nel profondo la fede ci appare invece come qualcosa che contiene la violenza. Ci dice Pressburger: la violenza è strettamente legata alla natura umana. C'è un discorso sul fatto che è legata al patrimonio genetico dell'uomo. Ad un certo punto la violenza è qualcosa di inestricabilmente legato all'uomo. L'uomo ci appare, di nuovo un'espressione forte, tutto sommato come una bestia. Eppure la fede è la base di una costruzione che tende a trasformare quella bestia in un qualcosa di nobile, in un qualcosa che spinge ad essere qualche cosa d'altro rispetto agli impulsi più profondi, agli impulsi appunto che portano nella direzione dell'inumano, del ritornare al bestiale. A me pare molto interessante questo, anche perché appunto rispetto ai discorsi che tendevano a cancellare il religioso, che tendevano a cancellare la fede, Pressburger ci dice
anche questo aspetto, la religione come strumento di disciplinamento, di regolazione, di controllo della violenza, anche questo è strettamente legato all'umano. L'uomo è profondamente legato sia alla dimensione della violenza, addirittura dell'uso della religione come violenza, ma è anche legato al fatto che ha un bisogno, in qualche modo un bisogno religioso, di fare sì che la religione costituisca una via attraverso la quale si controlla la violenza e si va al di là della violenza, in cui l'uomo diventa davvero uomo e qualche cosa di più di quello che lo porta ad essere il suo patrimonio genetico, che lo porterebbe invece ad essere qualche cosa di naturale e di bestiale. Tutto questo mi pare di nuovo particolarmente significativo, e sono discorsi che già abbiamo sentito, se lo rapportiamo al presente. Di nuovo rifarei qui, prenderei in prestito a Pressburger un'immagine: o orrore del presente. Un presente orribile, un presente appunto in cui quegli spunti di bestialità, se volete, che sono legati all'uomo, riemergono, tendono a diffondersi, un presente nel quale c'è di nuovo il problema dell'emergere della violenza, c'è di nuovo, si usano nel film come nel libro espressioni molto forti su questo presente in cui pare che si creino tanti dei o tanti idoli che diventano assoluti ai quali si sacrifica, e in particolare l'assoluto che mi pare emerga con particolare paura da questo discorso è il sé, l'io come assoluto, l'uomo che si muove, vuole affermare senza freni, senza controlli, che eleva se stesso a Dio appunto. Ecco, qui mi pare che di nuovo ritorni l'importanza del discorso che ci ha fatto Pressburger, e cioè quello che diceva anche Massimo Bray all'inizio, siamo costretti in qualche modo, se vogliamo essere umani, a fare il ricorso alla violenza, perché questa religione che regola la violenza è anche quella religione che relativizza quegli idoli che il presente costruisce e che rendono questo presente così drammaticamente orribile. E io credo che si debba essere grati di questo discorso, perché appunto è un discorso che in qualche modo ci aiuta ad essere più umani, o a cercare di essere più umani. Grazie. Non l'ha smentita, diciamo, la sua ricostruzione del pensiero non viene smentita, anche perché poi tra le ipotesi dell'etimologia della parola religione c'è proprio quella di religare, no? Cioè di unire a Dio e di unire all'interno una comunità, no? Tant'è che, se non ricordo male, i romani invece chiamavano superstizio i credi i vari credi diffusi nell'impero. Quindi la religione è già un salto, diciamo, in avanti dal punto di vista della civiltà. Vorrei chiamare adesso in causa Abdellah Redouane, segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia. La domanda più semplice e banale che mi verrebbe da farle è: che cosa pensa l'Islam di queste cose che stiamo parlando? Ma mi fermo sempre di fronte a questa definizione, perché poi mi accorgo che, diciamo, anche usare la parola Islam in maniera così generiche e totalizzate. Noi spesso nella nostra conversazione si capisce se l'Islam è l'Islam politico, i paesi islamici, il mondo islamico, la religione islamica. Poi nell'Islam, che non ha, è una religione che, come sappiamo, non ha un suo centro, ci sono anche declinazioni, letture diverse dei testi, dei testi sacri e così via. Quindi mi fermo, non le chiedo cosa pensa l'Islam. Diciamo, cosa pensa lei di quello che ci stiamo dicendo in quanto islamico? Grazie. Prima di tutto, per collegarmi a quello che è stato detto prima, vorrei iniziare con un presupposto. Come l'ho sempre fatto in presenza di giovani, ho sempre detto che la religione serve a dare un senso alla vita della persona e farne eventualmente un fedele, dove la fede ha la sua importanza. Ma nella vita quotidiana è
la storia ha trasformato l'umanità fino a trovare delle forme di organizzazione nella società che superano soltanto le aspettative del fedele, ma pongono le esigenze anche del cittadino. E quando parlo del cittadino parlo dello Stato, della legge, e il mondo islamico, grosso modo, ha subito in qualche modo lo stesso cheminement, lo stesso percorso. Oggi stiamo vivendo in una situazione caotica che viene spesso interpretata in termini religiosi. È vero che la religione c'entra, ma non solo. Perché se vediamo, per esempio, i conflitti in Africa, in Sierra Leone, Costa d'Avorio, Ruanda e così via, sono tutti conflitti etnici e non religiosi. È vero che l'irruzione del religioso nei conflitti è sotto gli occhi di tutti. Il mondo islamico ha generato nella sua galassia un'espressione radicale che crede nella violenza, l'uso della violenza contro gli altri, tutte le altre. E vorrei ricordare che oggi anche, e non sto giustificando quello che sta succedendo, nella maggior parte dei conflitti, il teatro di questi conflitti sono i paesi islamici, a maggioranza musulmana direi, l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, lo Yemen, la Libia, la Somalia. E dunque il teatro di questi conflitti genera ovviamente delle posizioni estreme che si trasformano come espressione del terrorismo. Ovviamente la strada da seguire è quella del dialogo, ma qualcuno che prende, che ha la fede, che usa, come ha detto il rabbino capo, la strumentalizzazione della religione e l'uso della religione nei conflitti, è chiaro, ma come isolarlo? Il problema diventa molto difficile quando c'è la fede di mezzo e quando delle espressioni religiose credono di risolvere i problemi con la violenza. Lì diventa, il problema diventa più complesso perché si usa Dio per giustificare attacchi a innocenti e a parti del mondo che normalmente, scusate, che usano la violenza per raggiungere scopi politici, perché in effetto o in effetti l'espressione radicale dell'Islam è un'espressione del è un'espressione che usa la religione per uno scopo politico, quello che chiamiamo mediaticamente l'Islam politico, e dunque la religione viene per giustificare o per raggiungere scopi politici, e questo si fa all'interno dei paesi islamici. Il secondo punto sul quale vorrei insistere è che all'interno del mondo islamico c'è una grande conflittualità tra differenti correnti, e questo è innegabile. Avete sentito sicuramente del conflitto o il dissenso fra sunniti, sciiti, eccetera. E dentro il mondo sunnita c'è questa espressione che usa la violenza e che crede che tutto il problema del mondo può essere risolto se i musulmani, prima di tutto, ritornano a questa purezza dell'Islam dei primi anni della rivelazione islamica con il profeta Muhammad e i suoi compagni.
ma tutto questo hanno sviluppato tutta una dottrina che giustifica l'uso della violenza. Oggi qual è la soluzione? Perché le religioni non possono risolvere i problemi del mondo e intervenire sui conflitti, perché non pesano nella bilancia. Io mi ricordo delle dichiarazioni del Papa prima dell'intervento in Iraq, dove era contrario all'intervento in Iraq, e invece l'intervento c'era e ha generato una situazione caotica. E questo è anche un punto sul quale bisogna riflettere. Dove ci sono interventi hanno generato una situazione che è divenuta incontrollabile, e bisogna oggi ritornare a coltivare valori comuni che rigettano l'uso della violenza e mostrare che le religioni, per dare un senso alla vita dell'uomo, questo senso deve essere positivo, costruttivo e non distruttivo e negativo. È quello che posso dire per il momento. Grazie. Grazie. A me mi si accavallano le domande in testa, anzi voglio invitare il pubblico e soprattutto gli studenti che sono qua, se gliene viene qualcuna, di segnarsela, perché dopo magari i nostri relatori hanno piacere di rispondere, di discutere. È vero quello che dice Redouane, oltretutto il numero di innocenti uccisi dal terrorismo islamista o di origine islamica, il numero di islamici, di innocenti islamici uccisi dal terrorismo è incomparabilmente superiore a quello, diciamo, dei membri di qualsiasi altra religione, tant'è che molti hanno addirittura parlato di una guerra civile interna al mondo islamico, che forse è all'origine di questa... Devo dire che anche, prima è stato ricordato, anche nel cristianesimo abbiamo avuto una guerra civile, diciamo in Europa sanguinosissima, le guerre di religione molti secoli fa, però è una cosa che conosciamo, che abbiamo già visto. Vorrei chiamare in causa Davide Scotto, che è ricercatore presso il Centro per la Teologia Islamica all'Università di Tubinga. Perché? Perché Scotto insegna ragazzi islamici, se ho ben capito, diciamo così, come è fatto, sì, come è fatto il suo pubblico. E allora gli raccontavo un episodio che ha molto colpito noi del Corriere un anno fa, dopo gli attentati di Parigi. Alcuni nostri giornalisti sono andati nelle scuole, particolarmente di Milano, a parlare dell'Islam, a tentare di spiegare, e in una di queste scuole c'è stata una reazione molto dura di un gruppo di ragazzi islamici che frequentava la scuola, i quali hanno detto, diciamo, sostanzialmente: ci parliamo noi dell'Islam, voi non dovete parlare dell'Islam. E la cosa che più che altro ci ha colpito in quell'occasione è stato che il resto dei ragazzi, cosiddetti, diciamo, i ragazzi cristiani, i ragazzi italiani, erano totalmente, diciamo, conoscevano ben poco dell'argomento di cui si parlava. Cioè il sospetto in Italia, che io ho, che abbiamo in molti, è che noi, diciamo, in Italia studiamo e conosciamo troppo poco questo mondo con cui stiamo venendo sempre più in contatto. Storicamente siamo sempre stati in contatto, ma attraverso le migrazioni, attraverso i fenomeni, diciamo, di spostamento delle popolazioni che stiamo vivendo. E quindi mi interessava capire, invece, parlando e insegnando dei ragazzi islamici, se ha colto qualche possibile motivazione delle tensioni di cui parlava prima Redouane, e di dircelo. Sì, grazie. È la domanda perfetta per potervi dire alcune cose di quel che succede in Germania e portarvi un po' la mia testimonianza diretta. Lasciate solo che ringrazio di cuore Massimo Braio e Loredana Lucchetti, perché sono nascosti, ma hanno fatto tantissimo per l'incontro, quindi per ritrovarci qua. Dunque, io insegno a un centro di teologia islamica in Germania, Tubinga, e lunedì e martedì, per dirvi che le relazioni interreligiose sono, prima di essere materia di studio, una realtà concreta. Ero con una collega musulmana che è americana del Colorado, di origini pakistane, e insieme insegniamo un corso di relazioni interreligiose nel Medioevo. E abbiamo, sì, studenti musulmani, una prevalenza, sono 21 quest'anno, diciamo 15 circa, e gli altri sono cristiani, con tanti Erasmus anche dalla Catalogna, dalla Slovenia, abbiamo tre ragazzi turchi e una ragazza del sud della Corea anche. Il centro di teologia islamica che cos'è in Germania? Che non esiste in Italia come tipo di istituzione. È nato nel 2011 ed è uno dei 5 centri che esistono ora sul territorio nazionale, insieme a Francoforte, Osnabrück, Münster e Erlangen.
Quindi la teologia islamica come disciplina accademica, insieme alle altre, entra dentro l'università e si possono seguire corsi triennali o specialistici di teologia islamica e educazione islamica. Quindi al centro lì a Tubinga, questa piccola città tardo-medievale sveva, vicino a Stoccarda, con una sua tradizione molto forte teologica e filosofica, e esiste un bachelor in teologia islamica, un master in teologia islamica nel contesto europeo specifico, per capire come l'Islam interagisce con sia le istituzioni che le tradizioni intellettuali europee, e poi un bachelor, una laurea triennale e un master in education, che servono, sono urgentissimi per la formazione di professori nelle scuole anche secondarie di Islam, perché in Germania, un esperimento pilota di 12 anni, dal 2006 al 2018, l'Islam è diventato una religione che si può scegliere opzionale nelle scuole, insieme alla religione cattolica, e l'ebraismo, la protestante o etica per i non credenti. Quindi c'è una forte urgenza di avere insegnanti di Islam nelle scuole, formarli. Pensate che il Ministero richiede più insegnanti di quelli che il centro stesso, che ha già 180 studenti, è capace di offrire. Quindi i colleghi mi dicono, dobbiamo un po' sbrigarci, i primi laureati del Master sono usciti l'anno scorso e adesso le cose accelereranno. Funziona su 4 cattedre, originariamente 4 anni fa, di dottrina islamica, storia dell'Islam, diritto, legge, diritto islamico, e studi coranici. Si è aggiunta quest'anno una cattedra di Hadith, dei detti del profeta e tradizione profetica, e poi dal prossimo anno altre 2 cattedre, quindi in tutto 7, una di pedagogia islamica, appunto legata al programma di educazione dei professori nelle scuole, e l'altra, pensate un po', di Zelsorg, che è cura d'anime. Perché? Cura d'anime, pastorale. Perché occorre anche formare operatori sociali per aziende, per ospedali, per carceri, che abbiano sensibilità musulmane, che possano interagire con la società, eccetera. Questo per dirvi un po' il programma didattico del centro. E io lavoro in un gruppo di ricerca, sono interreligioso, anche lì ho colleghi di varie origini, un marocchino, un egiziano, un siriano di studi coranici che stava a Damasco, che era lettore lì e che per ragioni ovvie ha dovuto lasciare la Siria, per fortuna ha trovato posto in Germania e poi a Tubinga. Appunto un paio di colleghi pakistani, un turco, insomma, un ebreo ortodosso, anche perché è sulle 3 religioni abramiche il progetto. E abbiamo organizzato, diciamo, 3 convegni nel corso di questo progetto quadriennale. Siamo stati per studiare l'Islam in Europa e come interagisce in diversi contesti geografici europei, anche da un punto di vista storico. Che voi sapete tutti che l'Islam arriva in Spagna, eccetera, poi in Sicilia, queste sono realtà molto note, ma l'Islam è anche nei Balcani, fin dal pieno Medioevo, in Polonia e in Lituania. Dopo l'invasione mongole ci sono comunità tartare in Lituania. Quindi siamo stati a Trento per studiare l'Islam appunto da un punto di vista geografico e politico. Poi siamo stati a Vilnius quest'anno in Lituania a studiare i manoscritti tartari, che sono manoscritti complicatissimi che nell'Europa occidentale non si conoscono perché sono in lingue slave e balcaniche, ma che trasmettono una tradizione islamica del XIII secolo fino ad oggi. Si continuano a trascrivere a mano nelle case. Siamo stati anche con qualche comunità tartara che sopravvive, Karaita, siamo andati in moschea il venerdì a condividere la preghiera, mangiato insieme, esperienze splendide. Vedete, le relazioni interreligiose ci sono, esistono. E l'ultima tappa sarà un altro anno a Sarajevo per un convegno appunto sulle conversioni. Antonio Polito citava Sarajevo come un po' fulcro così sperimentale. Eccezionale la realtà lì, è una realtà quotidiana, quasi invisibile, talmente scontata la convivenza. E abbiamo avuto già studiosi ospiti da Sarajevo, anche un Islam, loro stessi si presentano come Islam europeo, un po' un paradosso che Sarajevo non sia in Europa dal punto di vista istituzionale, ma loro si sentono perfettamente europei da un punto di vista delle tradizioni culturali e intellettuali. Ma come si connette tutto questo con la riflessione di Pressburg? Vi dico ancora una cosa, l'ultima, se posso rubare un minuto, che non è un caso secondo me che a Tubinga, in questa piccola città per le tradizioni teologiche, sia nato il primo centro di teologia islamica, perché proprio lì a inizio 500, in università pure, nasce la prima cattedra di studi ebraici in Europa. 1521 un umanista tedesco, Johann Reuchlin, dopo una disputa di 10 anni in difesa dei libri ebraici, perché ai tempi venivano banditi e confiscati e portati a rogo i libri ebraici con tentativo di Massimiliano I sul decreto imperiale. Reuchlin difende i libri ebraici per 10 anni, fa 3 viaggi in Italia importantissimi in cui incontra umanisti italiani, cabalisti, Pico della Mirandola nel Studio Ficino, e alla fine gli viene insegnata la prima cattedra di studi ebraici. Ora, Reuchlin difendeva la Kabbalah, la tradizione così ebraica, e si diceva, come segnalato Gershom Scholl e Moshe Idel, che attraverso la tradizione ebraica e greca l'Europa sarebbe potuta rinascere. Ora, quel che succede con la teologia islamica oggi è piuttosto rilevante per l'Europa stessa, perché recentemente i colleghi del centro sono stati a San Pietroburgo, in Iran e andranno a Singapore, dove anche lì si vorrebbe, pensate in Russia col mondo ortodosso, cominciare a insegnare teologia islamica in università. La teologia islamica, che
deriva dai primi decenni dopo la morte del profeta Maometto. Non è che sia una materia nuova, non è mai stata insegnata in università, e solo oggi ci si accorge che sia bene portarla dentro l'università formandola su tradizioni consolidate. Come si lega alla riflessione sulla fede tutto questo che Giorgio Pressburger nel 2004, con questo suo libretto preziosissimo di cui ho dovuto fare una fotocopia che non si trova più, va ripubblicato certamente. Vi leggo solo più le conclusioni di questa relazione lunghissima che avevo preparato, ma sono una mezza paginetta. Ecco, attingere alla teologia per l'educazione e la ricerca oggi in università significa riconoscere come determinante per la collettività il rapporto tra religione e fede. Ci sono continui capitoli nel libretto tra questo, delicatissimo, anche visto da diversi punti di vista religiosi. Insomma, riconoscere il rapporto tra il fenomeno storico, contingente, secolare, la religione, diacronico se si vuole, e il fenomeno spirituale, individuale, trascendente, sincronico, ispirato divinamente. In una parola, la dico con un po' di tremolio, fede. Fede primordiale, ineffabile, pendolo tra illuminazione e dubbio, animale, istinto. Ebbene, a questo concetto di fede Giorgio Pressburger ha dedicato nel 2004 un manifesto di una sincerità disarmante. È una fede che interroga, come avete ben scritto, il fondo della coscienza, distinta dalla religione e dalle pratiche religiose, che pure discendono dalla fede, eppure come esse concreta, risonante nei vicoli delle strade e dell'animo che Mauro Caputo ha messo in immagini con grazia minimalista e non comune. Credere in quell'essere supremo, recita Pressburger nella sua inquieta passeggiata notturna, non avere dubbi sulla sua esistenza, agire in ogni istante della vita in nome suo, penso sia una parte di ciò che si chiama comunemente fede. Ebbene, gli amici musulmani di Tubinga, con cui condividiamo l'iftar, la rottura del digiuno dopo il Ramadan, ma anche le messe gregoriane a San Giovanni, ci insegnano che quella fede è un fatto, esiste e orienta la realtà dei singoli. Se l'università si occupa della realtà, non può che occuparsi, certo da una prospettiva laica e scientifica che le è propria, anche di quella fede, attraverso le discipline che la tradizione europea ha affinato per tentarvi di dare una risposta, una narrazione, una forma. Allora lo studio plurale delle teologie non è privatistico, individualistico, ma in questo senso è politico, nel senso di polis, interazione con la comunità, poiché è strumento per conoscere e rispettare l'identità dei singoli nella libera interazione con la comunità. Si tratta di una teologia che chiamerei viva, per distinguere da quella scienza pettegola, per usare un'espressione latina, garrula logica, di un altro umanista tedesco, Niccolò Cusano, che nel 400 se la prendeva con una scolastica, una teologia moribonda ormai stanca. E da questa teologia viva possono discendere, già discendono progetti culturali, sia locali che globali, strategie politiche, visioni di lungo corso, che invitano l'uomo non già ad emanciparsi dalle proprie origini, dal creato, persino dai cieli se si vuole, divenendo sempre orgogliosamente più solo, come ricordava il professor Menozzi, quasi ergendosi a Dio. No, non è quest'uomo qui. Piuttosto è un uomo che si vuole ricongiungere con una visione della terra completamente umanistica e plurale, mirata a superare le violenze e le guerre, gli incubi notturni, anche le ferite psichiche, che Giorgio Pressburger, pensando al Novecento, in un altro suo libro interessantissimo, ha definito il regno oscuro. Le istituzioni come le chiese e le comunità religiose di ogni confessione, se vogliono essere utili, bisogna che servano l'uomo, che ne educhino lo sguardo e che lo soccorrano quando egli incespica sul cammino. Allora, secondo Pressburger, che cito un'ultima volta e chiudo, l'illuminazione non può durare, e probabilmente nemmeno la fede, ma l'impegno sì, e anche il ricordo di quello stato. Allora, se è così, bisogna agire, e agire quanto prima. Grazie a Davide Scotto. Adesso vorrei dare la parola a Lucetta Scaraffia. Insomma, si sono accumulati talmente tanti argomenti che poi ognuno dirà quello che vuole, però io butto sempre lì uno spunto, una domanda, perché spero ci consenta anche di proseguire nel nostro ragionamento. Noi, Occidente cristiano, Europa, stiamo cercando affannosamente una strada, no? Per il dialogo religioso, diciamo, di fronte a questo contatto così all'improvviso, così forte e traumatico in molti casi con la religione islamica, con i popoli islamici. Quella che abbiamo sentito è una delle forme che si trovano, no? Insegnare teologia islamica in università. Si parla di multiculturalismo, cioè
delle ipotesi di considerare alla stessa stregua, sullo stesso piano, diciamo, le varie religioni e culture che cominciano a convivere sempre di più in molti paesi europei. Volevo sapere da lei se questa è, secondo lei, una strada giusta, e quanto dobbiamo come dire, mantenere, conservare delle nostre radici cristiane in questo dialogo religioso. È possibile svolgerlo anche mantenendo queste radici, diciamo così, senza cedere all'idea che tutte le religioni sono sullo stesso piano in un'Europa che è invece cristiana in origine? Intanto io volevo una domanda complicatissima. Io però volevo partire dalle cose interessantissime che ha detto Davide Scotto, perché purtroppo in Italia una cosa simile non si può fare, perché in Italia uno scellerato patto fra la Chiesa e lo Stato italiano impedisce ormai da molti anni, da quasi un secolo, che venga insegnata teologia nelle università laiche. Quindi la teologia è tutta, diciamo, confessionale in Italia, ed è ognuna, i cattolici si fanno la teologia cattolica, tutto così. E perché anche lo Stato italiano pensava che la teologia non fosse una disciplina interessante in un momento in cui la secolarizzazione faceva pensare che sempre più le religioni tendevano un po' alla scomparsa, all'irrilevanza, se non altro all'irrilevanza. Quindi noi adesso ci troviamo in un momento storico in cui le religioni sono rilevantissime e manchiamo degli strumenti laici per capirle e per confrontarle. Questo stiamo pagando, l'intervento di Davide Scotto era proprio mettere il dito nella piaga, dire in Italia stiamo pagando un prezzo altissimo per questa scelta che è stata fatta sbagliatissima molti decenni fa. E questo è il primo punto. Il secondo punto invece, di cui io volevo riprendere una suggestione che ha dato Pressburger, che è molto quella della voce che fin da bambino gli domandava e apriva un dialogo con il trascendente. Ecco, io mi è venuta in mente mia figlia, che quando aveva 4-5 anni mi ha chiesto: mamma, anche tu hai una voce? Io ho una vocina che mi parla dentro, mi fa delle domande, ma ce l'hai anche tu? Ecco, io volevo dire, voi tutti ce l'avete avuta quella vocina, e spero ce l'abbiate ancora. Dal modo in cui si risponde, la società intorno a voi vi aiuta, vi, diciamo, accompagna nella risposta a quella vocina, dipende molto del rapporto fra le religioni nella società, del rapporto che stiamo vivendo. Perché sia una risposta troppo secolarizzata, che dice quella vocina non è importante, tanto non si dà una risposta, quindi lasciatela perdere. E quella è già una risposta molto sbagliata, oggi molto frequente. L'altra invece delle religioni che ti dicono: noi abbiamo una risposta a tutto. Se voi entrate qua trovate una risposta a tutti i problemi e non c'è più da domandarsi nulla. Queste sono due risposte che entrambe portano al loro interno il germe dell'intolleranza, secondo me. E questo sta emergendo molto in Francia, dove, che voi sapete, è il paese dove ci sono stati ultimamente i più sanguinosi attentati di fondamentalisti che si richiamavano al jihad, al fondamentalismo islamico. In Francia però, oltre a, diciamo, tutta un'esasperazione della laicità e anche a un atteggiamento antireligioso generico che è risorto, si è aperta negli ultimi mesi un interessantissimo esame interno, un'autocoscienza. Ci sono dei libri e soprattutto molti articoli di Le Monde, ma anche interviste che sono comparse su giornali cattolici, che sono andate ad esaminare i motivi per cui tanti ragazzi francesi, perché sono francesi anche i ragazzi figli di emigrati islamici che vivono già di seconda, terza generazione in Francia, hanno deciso di raggiungere la Siria o di diventare fondamentalisti. Allora, questo è quello che ha più, diciamo così, scosso l'opinione pubblica francese. Com'è che dei ragazzi che hanno studiato da noi, studiato magari non tanto, ma le nostre scuole, sono vissuti da noi, hanno poi deciso di diventare fondamentalisti islamici?
Senza contare che c'è un altro segnale che è interessante, che non ha a che vedere col fondamentalismo, ma che comunque ha suscitato interesse in Francia. Stanno aumentando molto le conversioni all'Islam di persone che appartengono a tradizione cristiana, ma che ormai era secolarizzata. Di queste conversioni, quelle degli uomini sono più spesso strumentali, perché un uomo per sposare una donna islamica si deve convertire. E lo fanno così, magari un po' alla leggera, senza badarci. Invece ci sono molte conversioni di donne che, come sapete, secondo la tradizione islamica, per le donne non è necessario convertirsi per sposare un uomo islamico, ma che invece si convertono anche per non per sposarsi, ma si convertono all'Islam. Questo tocca un punto caldo nel rapporto fra Islam e Occidente, che è il ruolo delle donne, quello che sembra da noi più calpestato e vilipeso dall'Islam. E invece sta venendo fuori che ci sono molte donne che si convertono spontaneamente, francesi, francesissime, magari che hanno avuto anche un'educazione cattolica, alcune, altre no, che si convertono all'Islam. Questo ha aperto, come vi dicevo, un interessante esame di coscienza, da cui emergono molti punti, che adesso sono tanti, adesso tutti non li posso esaminare, ma ne vorrei solo, diciamo, mettere in luce alcuni. Uno è che moltissimi di questi fondamentalisti francesi che hanno fatto gli attentati erano persone, diciamo, con dei disturbi, noi le definiremmo con dei disturbi mentali o comunque dei depressi, molti anche omosessuali, cosa che anche in una società francese può creare dei problemi, soprattutto perché nel mondo islamico l'omosessualità invece è sanzionata pesantemente. Molte persone, insomma, che avevano dei problemi con la loro vita. E hanno allora altre, l'esame, diciamo, molto puntiglioso dei rapporti che avvengono su internet avvengono la maggior parte delle conversioni al jihad, non all'Islam, al jihad, reclutamento avviene su internet, e si sono accorti che avviene su giovani e donne in momenti di disperazione, sono stati abbandonati dal fidanzato o dalla fidanzata, momenti in cui non hanno speranza e non trovano senso nella vita. Allora qui torno a una frase che ha detto Redouane: la religione dà senso alla vita, tutte le religioni danno senso alla vita nel senso che aiutano a coltivare quella domanda interiore che voi avete. Le religioni dicono, in ogni caso, quella domanda è molto importante, la domanda più importante che vi potete fare, ed è la domanda da cui dipende anche il rapporto che voi instaurerete con gli altri. È una domanda importante. Se voi vivete in una società che vi dice no, quella domanda lì lasciatela perdere, è inutile, non avete neanche la possibilità, diciamo così, di colmare dei vuoti, dei problemi, quello del senso della vita, quello della morte, quello che avviene dopo la morte e della speranza. Questi giovani che sono stati reclutati via internet sono tutti giovani che non avevano più speranza, perché la distruzione, fare il kamikaze che si distrugge, può farlo solo una persona che è priva di alcuna speranza. Qui viene data una speranza in un al di là, che comunque non è detto che ci credano, comunque che hanno privi di ogni speranza. Ora, questo lavoro interiore che sta avvenendo, sono usciti anche dei film in Francia su questo tema, è in corso questo esame. Io penso che questo è uno degli effetti positivi di quella che è stata chiamata il presente orribile. Noi viviamo un presente orribile di lotta fra le religioni, però un aspetto positivo è questo: cominciamo a domandarci tante cose della nostra società, queste cose a mettere in dubbio che quello che noi abbiamo fatto finora sia tutto ben fatto, perché se ci sono alcuni giovani di queste società che fanno delle scelte estreme, forse dobbiamo ripensare alcuni passaggi. E questo è quello che sta avvenendo in Francia, ma che forse, anche se noi siamo meno coinvolti in questo processo, dovremmo ripensare un po' tutti. E poi noi dobbiamo ripensare soprattutto quello della teologia, che invece è un problema veramente grave. E questo avviene anche per le donne, perché la cosa curiosa che dicono queste giovani donne francesi, che sono donne che lavorano, hanno una carriera, ho letto le interviste, era molto interessante, che è uscito un libro molto interessante su questo, di Virginie Riva, e queste
giovani donne che hanno una carriera, hanno avuto una vita sessuale libera, hanno convissuto con dei fidanzati, cioè donne moderne, si convertono all'Islam perché lì trovano che viene rispettato il loro essere donna molto di più che non nella nostra società, nella nostra cultura. Ora, adesso è un discorso lungo che non si può fare qui, però proviamo a affrontare anche questo problema. Non è detto allora che noi, che il nostro modello di emancipazione femminile nel modo in cui si è realizzato sia proprio il non plus ultra per le donne. Forse dobbiamo un po' rivederlo insieme. Quindi tutto, io penso che questo presente orribile ci apre molte possibilità anche. Ci costringe a un esame di coscienza molto utile e ci costringe anche a rivedere, e su questo poi chiudo, i rapporti tra le religioni. Perché per esempio il confronto fra cristianesimo e islam, mentre il confronto fra cristianesimo ed ebraismo, seppure in modo con alterne vicende, è continuato ormai da molto tempo ed è fruttuoso, il confronto fra cristianesimo ed islam è rimasto invece molto marginale negli ultimi decenni. È recente la ripresa, è una cosa antica del Rinascimento, diciamo, e quindi lì invece noi abbiamo molto da lavorare insieme, anche perché le tre religioni non sono vissute, le tre religioni monoteistiche, cominciamo a pensare a quelle, non sono vissute isolate l'una dall'altra, siamo vissuti sempre intrecciati e gli influssi l'uno con l'altro sono stati molto più forti di quello che noi non vogliamo ammettere, perché noi sempre vogliamo dire noi, loro, no, gli influssi sono stati molto forti e quindi noi dobbiamo con pazienza e un po' di apertura mentale anche essere aperti a leggere questi influssi e quindi a vedere le differenze che ci sono indubbiamente, che magari però ci dicono qualcosa di noi, non sono solo da respingere, lavorare su questo piano. Quindi abbiamo davanti un futuro interessante, un futuro molto proficuo di confronto, di lavoro, però questo confronto e questo lavoro deve essere fatto molto in profondità. Non possiamo dire loro vogliono il burkini, noi abbiamo le ragazze in bikini, meglio le ragazze in bikini, non si discute. Cioè, queste non sono risposte che uno dà al confronto con l'Islam. Dobbiamo assolutamente accettare che c'è un percorso lungo, approfondito, da fare insieme, che dobbiamo fare tutti con una certa buona volontà. E poi dobbiamo dire ai giovani che continueranno e ci accompagneranno in questo percorso che la loro vocina interiore la devono coltivare, la devono ascoltare e devono continuare per tutta la vita a ritenerla una, proprio una bussola su cui orientare le loro azioni. Salutiamo il rabbino di Segni che aveva un altro impegno precedente. Complimenti per questa metafora della vocina che, perché siccome stiamo parlando di che cos'è la fede, Lucetta Scaraffia ci ha risposto, cioè, ma la fede è avere la vocina, ce l'avete avuti tutte la vocina, no? Io penso di sì. C'è un'altra cosa autobiografica che mi ha ricordato la lettura di Pressburger che mi ha veramente molto colpito, perché anch'io un bambino piccolo di 6 anni, 7 anni, il quale da un annetto dice che prega, fa che non moriamo insieme, che è esattamente la cosa che ricorda Pressburger della sua infanzia, no? Per dire, diciamo, come questo rapporto con Dio nasce da un timore, da un terrore, diciamo. Molto, molto interessante. E, grazie al rabbino di Segni che aveva un impegno già preso in precedenza e lo ringraziamo la sua presenza qui. A Vian, direttore dell'Osservatorio Romano, vorrei chiedere una cosa che un po' ci ha dato lo spunto Lucetta Scaraffia, cioè, perché noi spesso pensiamo che sia una guerra tra, non so, l'Islam e il cristianesimo, no? Che magari questo è anche così, naturalmente c'è anche l'idea storica della conquista del territorio proprio, no? del cristianesimo. Però nei messaggi di molti di questi terroristi c'è piuttosto l'accusa a noi non tanto di essere di un'altra religione, ma di non essere religiosi. Cioè che la secolarizzazione in Europa è arrivata a un punto tale per cui noi siamo persone senza morale, senza principi, senza fede. Questo è stato lasciato addirittura scritto da alcuni degli attentatori delle Torri Gemelle, no?
questo tema della secolarizzazione, dal punto di vista della Chiesa Cattolica, come viene letto e che cosa fa la Chiesa Cattolica per tenere vivo questo dialogo con le altre religioni del libro? Sembra una domanda semplice, ma in realtà è molto complicata, ed è poi la domanda che ha riunito tutti noi qui con questa sorpresa. Io non lo sapevo, lo dicevo appunto quando sono arrivato a Loredana Lucchetti, della presenza vostra così numerosa e così attenta. Io adesso faccio un altro mestiere, però ho fatto per molto tempo l'insegnante e ho fatto parte di questa istituzione, di questo istituto. Lo diceva il nostro ospite all'inizio, che ha dovuto andare via anche lui, che questa è una casa dove tutti, anche in periodi difficili come il fascismo, hanno potuto essere ospitati, hanno potuto lavorare. Qui l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fa enciclopedie, e quindi per fare queste enciclopedie anche durante il fascismo sono stati invitati donne e uomini di diverso orientamento, di diverse tendenze. Questo è sempre stato. Adesso continua questa, chiamiamola missione, aprendosi soprattutto a voi. Quindi siamo in un luogo che è deputato a trattare di questo tema. Questo tema che correva sotto gli interventi di tutti, soprattutto adesso è emerso dall'intervento di Lucetta Scarafia. Le religioni, la religione è un problema, è un guaio o è, come si dice adesso, un'opportunità, un'occasione? Io credo che le religioni non siano il problema, come spesso si ripete, e men che mai i tre monoteismi, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, che vengono definiti in vario modo, si richiamano ad Abramo, figura comune, quindi monoteismi abramitici, oppure, e lì non sono d'accordo, religioni del libro. Il cristianesimo non è una religione del libro, esattamente, perché la parola, sì, è contenuta nella Bibbia, nella scrittura, ma la parola innanzitutto è Cristo, quindi è lui la parola pronunciata. È un punto di differenza naturalmente forte con l'ebraismo, e anche un punto di differenza forte con l'Islam. Ma certamente sono monoteismi che nascono tutti dalla stessa radice e che sono monoteismi mediterranei e che hanno informato di sé gran parte della storia del mondo. Certo, c'è tutto il mondo, l'immenso universo asiatico, soprattutto quello in parte africano. Comunque, è venuta più volte poi fuori questa parola un po' difficile, secolarizzazione. Che cos'è la secolarizzazione? In soldoni possiamo definirla la tendenza a spogliare le religioni del loro aspetto pubblico e dominatore, cioè che vuole, quando una religione vuole informare di sé una società, siamo all'opposto della secolarizzazione. Siccome questo ha prodotto molti guai, si dice la secolarizzazione invece, che spoglia la religione di compiti che non sarebbero suoi. Adesso sto riassumendo, dicendo molte imprecisioni. Ecco, la secolarizzazione è positiva. Io personalmente
È vero che il punto di vista cristiano, in particolare cattolico, forse è più semplice in apparenza però da spiegare di quello islamico o di quello ebraico, che sarebbero più frastagliati, ma non è in realtà vero neanche questo. È vero che c'è un'autorità, nella Chiesa cattolica c'è l'autorità centrale, c'è il Papa, però la Chiesa cattolica è molto plurale, quindi punti di vista sulla secolarizzazione, per esempio con Daniele Menozzi, probabilmente abbiamo delle differenze, con Lucetta Scaraffia altre e via discorrendo. Io credo personalmente che la laicità sia importante, cioè che la laicità sia uno spazio che deve essere assicurato dallo Stato, dalle istituzioni pubbliche, a ogni religione per esprimersi e per confrontarsi con le altre. L'esempio iniziale non era un semplice complimento all'Enciclopedia Italiana, l'esempio è appunto qui dove siamo. Questo è un esempio di laicità, di vera laicità. A me non piace parlare di laicità buona, laicità cattiva, laicità sana. La laicità vera è uno spazio che può essere condiviso da tutti, e in questo senso la secolarizzazione è positiva. In questo senso io dico la tradizione islamica, che è straordinariamente ricca, ma qui non so, sarebbe interessante aprire un discorso, forse ha bisogno di essere un po' secolarizzata, come lo è stato il cristianesimo. Ma questi sono discorsi che ci porterebbero lontano. Torniamo un po' alla domanda di Antonio Polito. Come è possibile, ed è quello poi per cui siamo qui, torniamo al problema, religione, conflitti, religione, violenza, religione, convivenza, com'è possibile convivere, perché a tutti piace convivere, in pace? Beh, nelle classi avete punti di vista diversi, litigate, però è meglio quando andate d'accordo, questa è una banalità, è abbastanza ovvio. Io credo che per confrontarsi, e qui veniamo a un punto che può spiegare molto, che per confrontarsi, lo diceva un papa tanti anni fa, bisogna sapere chi si è, bisogna avere coscienza di chi si è. Esempio concreto, è stata citata un'inchiesta, prima ne hanno parlato sia Antonio Polito sia Davide Scotto, questo esperimento a Milano, in classi come le vostre, tra ragazzi di provenienza islamica, musulmani, e ragazzi cattolici, cristiani, probabilmente. E i musulmani hanno detto: voi non avete diritto di parlare dell'Islam. Ecco la religione che pretende, dice, giù le mani, questa è roba nostra, nessuno ci mette il naso. I milanesi, così, insomma, gli occidentali, che anche se è una definizione imprecisa, erano sprovveduti, non sapevano niente. Come si può dialogare in questo modo? Come ci si può confrontare? Sì, ci si può dire come stai, ma più delle volte ci si fanno degli scherzi, oppure si cerca di... insomma, scherzi per modo di dire poi. Quindi è importante, e qui è, diceva giustamente Lucetta Scaraffia, è importante l'esempio che ha raccontato Davide Scotto prima, quello che si fa in Germania, e qui ha ragione Lucetta Scaraffia a dire che in Italia, ma già da 150 anni, la teologia è stata esclusa dalle scuole, dalle università per la verità. E quindi questo è molto complicato adesso, non si sa più che cos'è il cattolicesimo, figuriamoci se uno sa cosa sono gli ortodossi o chi sono i protestanti, gli ebrei, i musulmani, non si sa più niente. E l'ignoranza crea ostilità, crea diffidenza, crea paura.
Un altro punto, ma poi finisco, nessuna religione è composta solo da brave persone. Ognuno, ogni famiglia ha le sue pecore nere. In questo senso le religioni, non in quanto tali, ma in quanto famiglie, sono da purificare. Ne hanno fatte di tutti i colori e sono da purificare. E vanno purificate. E è quello che sta avvenendo, lo diceva il rabbino di Segni all'inizio. È lui che ha ricordato una circostanza non voluta, perché doveva essere un altro giorno questo incontro, ma è stato spostato a oggi, che 30 anni fa, ad Assisi, per la prima volta, un altro Papa, quello di prima era Paolo VI, questo di cui, che ha fatto questo incontro ad Assisi era Giovanni Paolo II, ha invitato esponenti di diverse religioni a pregare tutti in uno stesso luogo, ognuno alla sua maniera, per la pace. Ed è questo che tu chiedevi della Chiesa Cattolica, è questo che la Chiesa Cattolica sta cercando di fare per bocca del Papa, ma da tempo. Facciamo un'alleanza buona per isolare i violenti. In ogni classe ci sono dei violenti, bisogna isolarli, farli ragionare. E per finire, l'immagine più bella di cosa sia la fede, di cosa sia la religione, è quella della vocina, molto comprensibile, quello che sta dentro di noi. Ma anche l'immagine che ha ricordato prima Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma, che la prima coppia, Adamo ed Eva, sono stati espulsi dal paradiso, dal giardino dell'Eden, e sono esuli in questo mondo. Le stesse cose, questo lo racconta la Bibbia ebraica, la Genesi, e qualche secolo dopo lo conferma un ebreo diventato cristiano, riassumiamo in Soldoni, che scrive, che fa una predica, la lettera agli ebrei, e dice che tutti siamo, come diceva il rabbino di Segni prima, profughi in questo mondo. L'autore della lettera agli ebrei, che dicevano che era San Paolo, ma non è lui, comunque cambia poco, dice: siamo tutti viaggiatori. Ecco, questo io lo lascerei come riflessione. Allora, io, come dire, vi stimolo a dirci qualcosa, non necessariamente a fare domande, ma anche se avete tratto qualche riflessione, idea di tutto questo discorso. I temi sono tanti. Innanzitutto sarei curioso di sapere, magari gli insegnanti presenti si tappano le orecchie, se invece voi avete a scuola appreso una, diciamo così, non dico appreso, ma siete entrati in contatto con religioni diverse, ne avete mai discusso, se conoscete anche degli amici, dei ragazzi che sono di una religione diversa e che idee vi siete fatto. E poi anche un'altra domanda che io farei, perché il dibattito è stato interessante da questo punto di vista, ma io lo vorrei approfondire, non sono pienamente convinto, è: questa fede c'entra o non c'entra? Cioè, nei problemi che abbiamo di fronte, c'entra la religione o invece no, è incolpevole, viene solo strumentalizzata e usata? Insomma, non so, se qualcuno ha voglia di dirci qualcosa, abbiamo anche un microfono, superando questo piccolo impatto iniziale di parlare al microfono, poi invece diventa piacevole. C'è qualcuno che ha pensato qualcosa? Avete voi dei ragazzi di fede non cristiane nelle vostre scuole? Che abbiamo una scuola, credo, di Caserta, giusto? E poi abbiamo il convitto, mi pare. È il Vivona dell'Eur, no? È un liceo dell'Eur. Sì, quindi magari a Naso, forse a Caserta, qualche ragazzo islamico ci sarà al liceo, comunque
c'è, diciamo così, nella società. Ma sicuramente di altre religioni, sì. Si pone sempre un po' il problema di questa compresenza e che dovrebbe diventare integrazione, però poi nelle ore di religione cattolica si cerca di trovare un modo di essere compresenti, ma l'integrazione vera non c'è ancora nella scuola da questo punto di vista. Noi oggi abbiamo portato i nostri ragazzi qua, siamo orgogliosi di essere qui a dialogare, a parlare di un argomento importantissimo che è quello della fede, che oggi non viene granché valutato, forse è tenuto un po' fuori moda dai ragazzi. Invece sarebbe proprio il caso, ecco, in questi momenti così, di parlare con le voci di testimonianze importanti, come insomma è stata quella di Giorgio Pressburger, ma anche di tante voci. Oggi abbiamo imparato tante cose, veramente abbiamo sentito cose importanti. Noi abbiamo proprio desiderato venire qua per incominciare il nostro percorso scolastico con il discorso sulle religioni, perché abbiamo improntato la nostra progettualità tutta all'inclusione, e l'inclusione comincia proprio dalla conoscenza di tutto ciò che ci fa paura perché non conosciamo e quindi riteniamo diverso. E abbiamo cominciato con questo passo, cogliendo l'occasione che ci avete dato, che è appunto questa della Treccani. È stata una bellissima occasione di poter coniugare la nostra progettazione ad un evento in cui realmente si dialoga e si parla, perché l'unico antidoto ai conflitti è sempre il dialogo, lo vogliamo dire ai nostri ragazzi. E quindi con questa presenza qui penso che resterà in loro, malgrado un po' stanchi, sono tutti questi nella prima linea, diciamo così, e sicuramente resterà in loro un seme importante dell'importanza del dialogo. Quindi ringraziamo tutti i relatori, e loro sono un po', diciamo, intimiditi, no? Perché è un'incursione di una scuola media nel mondo un po' degli adulti, però io ho detto già loro che invece non devono vedere in questa occasione anche la capacità del dialogo tra generazioni, no? Che si tramandano anche un sapere che è importante e acquisire e fare tesoro per andare avanti. Quindi, diciamo, sicuramente sono, li vedo tutti quanti interessati. Saranno poi relatori ai loro compagni che non hanno la fortuna di stare qua, perché il numero giustamente sono solo 33 che sono venuti con noi, saranno relatori poi ai loro compagni di questa bella esperienza. La fede è comunque un tema scottante oggi, e nelle scuole secondo me poco trattato, cioè ma proprio come trattazione, come parlare della fede, non se ne parla. E questo è un grande torto, diciamo, per la formazione dei ragazzi. Grazie. Grazie a lei e complimenti per l'iniziativa. È verissimo quello che dice, il fatto che, diciamo, abbiamo per decenni abbiamo tenuto il più possibile distante questi temi della scuola. Poi bisognerebbe aprire un discorso sull'ora di religione, che, diciamo, meriterebbe di essere fatto. Non so se ci sono altri insegnanti o ragazzi che hanno voglia di dire qualcosa, perché io poi, prima di chiudere la nostra conversazione, che è stata già, diciamo, impegnativa e lunga per voi, vorrei chiedere a Giorgio Pressburger, a proposito, fategli vedere il film da qui a tra, perché quella è un'ottima iniziativa anche per... perché è curioso il fatto che quanto le immagini aiutino anche a approfondire concetti che magari... sulla carta, nella parola scritta risultano più astratti, no? Infatti devo dire, ha delle soluzioni veramente molto efficaci. Il libro è molto non perde profondità, ecco, l'uso dell'immagine non fa perdere profondità ai concetti, che è una cosa veramente straordinaria. Allora, per concludere, io vorrei chiedere a Giorgio Pressburger così di dirci quello che vuole, nel senso che impressione ha tratto da, se è soddisfatto della pietra che ha lanciato. Ma diciamo pure che in parte sono soddisfatto e in parte no.
E qual è la parte di cui non si è fatta nessuna menzione qui? Adesso non so fino a che punto i ragazzi lo sappiano, ma questo terribile e devastante individualismo, cioè tutti parlano io, su cui si basa la nostra civiltà, non è dappertutto così nel mondo. C'è una buona parte delle civiltà di questo pianeta che non sono basate su questo agitare l'io, esisto solo io, e chiunque non sia io non esiste. Se ci riflettete, è un po' così la nostra società. Ognuno deve combattere per valorizzare se stesso. Io in questo non credo. Esistono miliardi, vari miliardi di persone sulla faccia della Terra che non considerano l'io questo tesoro da custodire e tenere stretto. Io devo essere il primo, io devo essere lo scienziato più famoso, lo sportivo più forte e così via. Non è questo, anzi, un po' l'opposto. Però, vedete, per esempio, in Asia, in Africa, eccetera, tante civiltà non si basano su questo, ma considerano che l'umanità è fatta di un uomo solo, cioè tutta l'umanità, e non io che sono diverso da quell'altro. È da lì che nascono tutte le cose brutte, uccisioni, massacri, eccetera. E questo non dappertutto è così. Per cui questo incitare a valorizzare questo io, ai miei occhi è terribile. E però ci siamo passati tutti, ci passerete anche voi, e tutti i mezzi esaltano questo, prevalere sugli altri, essere il primo. Io mi ricordo di aver visto, adesso concludo, una trasmissione televisiva una volta tanti anni fa della RAI, in cui hanno fatto vedere un'istituzione americana dove gli studenti venivano esercitati con esercizi come questo, ripetere per un'ora I am the best, I am the most beautiful, e questo dovevano ripeterlo, io sono il migliore, io sono il più bello, e questo ripeterlo alla fine faceva riempire la testa di questi studenti di questa fede in se stessi, perché l'altro non conta nulla. Ecco, se riuscissimo ad escludere questo e pensare un attimo alla vita umana come solidarietà con tutti gli altri abitanti della Terra, uomini, animali e piante, allora forse sarebbe un po' meglio. Ma è da pensare sul serio questo, perché è terribile quanto bombardano la mente degli abitanti della Terra con questo io. Ne potrei parlare un po' di più, perché esistono opere d'arte fatte su questo argomento, per esempio di uno scrittore premio Nobel che ha scritto una commedia che si chiama La commedia della vanità, che parla di questo. Canetti, si chiama di Canetti, si tratta di Elias Canetti, un bulgaro. E la commedia si chiama Commedia della vanità e tratta di questo, e subito finisco, che in uno stato ipotetico si proibisce l'uso dello specchio e anche delle fotografie, perché nessuno deve sapere com'è. Perché appunto, e allora sequestrano, bruciano tutte le foto, tutti gli specchi vengono rotti, eccetera, e alla fine
e prima di tutto nasce un commercio clandestino di specchi, di fotografie terrificanti per fare soldi, no? E poi alla fine scoppia una rivoluzione in cui ognuno grida una sola parola: io! E con questo finisce la commedia della vanità. Allora, mi veniva in mente che il selfie è la sintesi migliore tra specchio e foto, diciamo, che della nostra epoca, no? Il selfie. Allora, grazie davvero innanzitutto all'Istituto per aver promosso e ospitato questa iniziativa, l'idea ottima di farvi partecipare così tanti studenti, grazie a voi di essere venuti e speriamo che questi semini, diciamo così, producano ulteriori riflessioni, pensiero, iniziativa, studio sull'argomento che abbiamo affrontato oggi. Grazie.